Ciao bella a tutti ragazzi, siamo qui noi, siamo video oggi con PES e l'Italia torna a giocare i mondiali, anche se questo mister Ventura non lo voglio vedere, però dai che squadrone. Ok, ora andiamo un po' a decidere. Allora prima il portiere lo voglio un po' togliere perché è vecchio, voglio mettere più donna Roma, più giovane, no? Più abilità. Hanno De Rossi, Marco Verratti voglio togliere, no? Non mi costa. Allora Florenzi, Florenzi c'entro qua. Ragazzi, penso che possiamo iniziare. Candreva, no! Candreva è già andato in Russia per raccogliere i palloni, e mo vieni qua, no? Candreva fai cross da schifo, Candreva, no? Che Candreva sulla fascia? Vabbè, può anche stare, tanto è abbastanza forte. Ok ragazzi, non so quindi contro chi dobbiamo giocare. Finito di mostrare la squadra per l'evento, ora portala alla vittoria. Contro la Colombia, ragazzi! Contro la Colombia! Ok, Italia. 5 stelle, ragazzi, siamo fortissimi. Speriamo si giochi in casa. Ok, si giochi in casa. Ragazzi, devo vincere perché si giochi in casa. Non lo so se si gioca all'Allianz Stadium o al Stadium. Allo Stadio. Penso che si gioca al San Paolo. Benvenuti a tutti, ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. La partita di oggi è tra Italia e Colombia. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Ciao Fabio, è bello oggi. Guarda, quasi mi verrebbe voglia di tornare a giocare. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Scambio immobile. Luca, secondo te chi? Un gol capolavoro! Gol! Si inizia benissimo. Grande azione. Tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti. Ragazzi, ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Bravissimo giro immobile. E tiro perfetto, angolatissimo. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Belotti. Se ne va. C'è spazio per calciare. Belotti. Prova a verticalizzare. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Insigne. Prova l'iniziativa personale. Prova ad andare. C'è il tiro! Tiro deviato! Questo è un errore davvero molto simile al precedente. L'Italia si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. James Rodriguez. Lungo passaggio in avanti. Andreva a non dormire. Immobile. Si libera la grande. Ciro. Magari avrebbe potuto creare soluzioni alternative. L'azione è sfumata così. De Rossi recupera la palla. De Rossi. Cross in mezzo. Cross in mezzo. Ci mette una pezza. Muriel e passa. Lucina con questa buccia. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Gioca una palla lunga. Insocca le spalle. Immobile, doppietta. Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Tutti con lo stesso scopo.
proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che nessun portiere al mondo ci sarebbe arrivato. Bellissima conclusione, angolatissima. Bravo, grazie. L'Italia può gestire un comodo vantaggio di due reti. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Prova con la palla lunga. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Prova la giocata nello spazio. Passaggio in avanti nello spazio. Ottimo passaggio, deve tirare. Belotti! No! Perfetta la parata. Sicuramente non una parata semplice. Andreva. Cristian Zapata si fa trovare al posto giusto. L'Italia è sopra, un buon primo tempo per loro fino a questo momento. Italia. Prova Carlos Bacca. Copertura attenta. Hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Rossi, capitano. De Rossi. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Troppo Costa. Immobile, Cristian Zapata, di forza. Andrea. De Rossi, capitano. Guadagna calcio di punizione. Colombia per fittare di questo calcio di punizione, non so se ci riuscirà. Cerchiamo di intercettare, ok, no, ok, ok. Candreva cerca di pescare, bel tiro sul quale peraltro si chiude il primo tempo. Che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Si trova in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2-0 dunque alla fine di questa prima frazione. Vai, Giallo! Pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Galletto veloce. Le due squadre ricominciano con gli stessi uomini del primo tempo. Simone Zaza. Stima squadra. Un po' tutti squadri, non per me. Diciamo forti. Cercate. Buffon, Rodrigo, Rodani. Di Barzagli per fare una sostituzione. Attenzione a bordo campo, mi sembra ci sia una sostituzione. James Rodriguez. Rugani ci mette il piede, ecco Immobile, prova il filtrante. Belotti è fuori gioco. Come? Ottima chiamata. Era davvero difficile vederlo questo fuorigioco. Sembra un po' scenere con la. Cristian Zapata. Candela non dormire. De Rossi. Palla in profondità sulla fascia. Tocca verso il centro. Lorenzo Insigne, gol! Non si fermano più, ancora a segno. Grande Lorenzo Insigne. Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere gol della sempre sicurezza. Sempre fortuna Lorenzo. L'Italia ha effettuato un grande contropiede. C'è, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. 3-0 dunque. Florenzi. Il gol a inizio di secondo tempo ha spianato la strada. Adesso però questa strada va percorsa con l'organizzazione, il carattere e l'aggressività.
Carlos Bacca. Muriel cerca un compagno. Facciamogli passare. Cerca lo spunto. Se ne va. Occhio al tiro. Ed eccolo il gol. Ecco il gol. Ma ce l'hanno fatta a fare gol. Hanno ridotto lo svantaggio. Adesso due reti. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto. Non mollano. Hanno trovato un gol importante. Cerca la profondità sulla fascia. Cross in arrivo. È peccato, non ci arriva. Speriamo che c'è la palla lunga in avanti. Bonucci. Io dopo non ti ho fatto fallo, no, no, no. Lui che fallo, raga. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e gli mostrerà il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli. Cercare di farlo ragionare, perché rischia di beccarci un cartellino. Immobile! 4-1! Immobile! 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 Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. A tu per tu con il portiere, è riuscito a beffarlo con una facilità disarmante. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. Immobile. E il pallone finisce in rete. Immobile, 5-1 ragazzi. 5-1. È una partita da incubo per i loro avversari. Ma devo far segnare sempre Insigne perché... È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Ha aspettato una sua mossa falsa prima di gonfiare la rete. E loro è un dominio assoluto. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Lorenzo Insigne, lo sgomizzo quando... È decisivo. Prova a sfondare centralmente. Prova la conclusione. Come? Prova la conclusione. Non sta vedendo tutto. Voi tengono paura. Cristian Zapata. Che ci faccio il 6-1, raga. Riceve un pallone interessante. Conclusione. Questi deviazioni qua. Provano a partire in velocità. Si libera la grande. Quando fa il... Buona la sua progressione palla a piede. Arrivani. Riesce ad intercettare. Grazie, me l'avete passato a Florenzi. Florenzi respinge il tentativo dell'avversario. Vai Belotti. No, perché la passa a Florenzi? Non si sceglie. Belotti vuole la profondità. C'è l'opportunità per il contropiede. Vai con Breva. Passaggio intercettato. Palla allontanata senza troppi complimenti. Cerca spazio. Belotti! Ma che tiro a pistello! C'è mancato poco, proprio alla fine. Questa di fatto era l'ultima azione della gara. Finisce qui. Sono entrati in campo dal primo minuto con una grande determinazione. 1 contro la Colombia. Il risultato non è mai stato in dubbio. Che partita ti è sembrata, Luca? Ha mostrato subito l'avversario di inseguire. E questo sappiamo quanto conta dal punto di vista fisico. Guardate, come mi sento. Sono stati bravi a sfruttare il vantaggio e conservarlo fino in fondo. Immobile, Luca Andrea, Diaco. Siamo arrivati alla fine. Grazie a Luca Marchegiani per il suo contributo e buon pomeriggio a tutti. Ragazzi, noi ci fermiamo qui, ma di sicuro ci saranno nuovi video con PES e con i mondiali e con l'Italia. Ragazzi, l'Italia torna a vincere e anche a giocare. Ciao!